Brevemente anch'io. Intanto comincio con il mio dissenso con quanto diceva Zanierato sui 20 minuti. Cioè, il primo dissenso è che io nel Comitato Nazionale per la Bioetica sono stato l'unico a firmare il dissenso ai 20 minuti, che trovo sbagliato tecnicamente, perché gli altri paesi fanno in altra maniera, e che vi assicuro, l'unica ragione per cui è stato accolto, sapete qual è? Immaginate, non perché era contestata la questione, ma perché c'è la diceria popolare che almeno siamo veramente sicuri. Non c'è nessun dato tecnico-scientifico, è semplicemente che se lo togliete avete l'effetto Celentano, più o meno, di cui ci ha ricordato Mario Riccio. E sulla scorta di questa paura, no, si continua ad andare avanti. Io da questo punto di vista dico solo che quando Sergio Livigni, per il primo in Italia, ha fatto il primo trapianto da cuore fermo controllato, è stato criticatissimo. Perché noi pensiamo sempre che quando si fanno le prime cose, ah, tutti siano d'accordo, non è mica così, eh. Qui Sergio potrebbe raccontarglielo, se lo volete ve lo racconto io che ho letto la stampa e ho sentito anche, allora ero operante a Torino. E anche lui l'ha fatto nella seconda ospedale, ma alla Città della Salute lo criticavano da matti, eh. Quindi qui noi dobbiamo pensare di essere innovativi, non sempre ridere, ma dobbiamo farci perché la gente la pensa così o quegli altri. E da questo punto di vista dico subito, ma qui continuiamo sempre solo a dare assolutamente per scontata la cosiddetta dead donor rule, la legge che uno deve essere sicuramente morto, stramorto, supermorto, prima di poter passare all'altra cosa. Guardate che quando io stamattina dicevo che le categorie sono diventate quattro o forse cinque, è che oggi che cos'è esattamente la morte? Non è una roba facile. Una volta si diceva uno è morto, è la cosa più sicura in cui uno è morto. Dobbiamo essere attenti e innovativi. Sicuramente arrivati a un certo punto, continuare a tenere in vita è un disastro. E questo lo dobbiamo considerare. E qui vengo al tema altro del rifiuto della morte. Sicuramente c'è un elemento di rifiuto della morte dall'Ottocento e questo è uno dei frutti della secolarizzazione, perché prima la gente era sicuramente convinta che basta leggere Tommaso Moro, condannato a morte, dice: ma non preoccupatemi di me, noi poi ci troveremo tra poco nell'aldilà e tutti mangeremo tranquilli. C'era un altro tipo di atteggiamento della morte. Però io farei una differenza tra la morte dei bambini, che per noi è molto più pesante, e la morte dei novantenni o dei centenari. Cioè, ci sono, ormai abbiamo degli elementi di questione. L'ultima cosa che mi sentirei di dire, ma è un coso generale, da quel che ha detto Livigno, a quel che ha detto Zanierato, l'infermiere, eccetera. Il ruolo della famiglia e dei familiari. Su questo, scusate, qui si è sempre detto: ah, sono molto importanti. Io sono veramente preoccupato perché, sempre nel Comitato Nazionale per la Bioetica, ho firmato anche lì una cosa di dissenso rispetto alla questione, chi fa cure palliative? I miei colleghi, il documento sulle cure palliative dice che le cure palliative curano il paziente e la famiglia. Ma guardate che la medicina cura individui. Il codice internazionale di etica medica dice che il dovere primo del medico è provvedere alla salute e al benessere di pazienti individui, di singoli pazienti. La famiglia è interessante, eccetera, ma subordinata al benessere del paziente. La famiglia c'è dal punto di vista medico, no? C'è come ausiliaria. Non è che uno cura la famiglia, i familiari c'entrano niente.
c'entro io. I familiari sono un'aggiunta ulteriore. No, no, lo dico perché qua, anche sui trapianti, se i familiari sono d'accordo, poi non si va a litigare perché altrimenti c'è un altro effetto celentano in un altro senso, no? E quindi, ma il problema sono gli individui da curare, non la famiglia. La famiglia è aggiuntiva, io mi sento di dirlo perché qua si è continuato a dire l'importanza dei familiari, il benessere dei familiari, l'attenzione ai familiari. Insomma, i familiari con la mia salute c'entrano se sono io che do il permesso a loro, non. Prego, certo. Lo so che sei in disaccordo.